La pistese è in crescita sia nella tenuta che nell'esame e le tattiche di gioco. Il lavoro imposto da mister Remondina sta dando i suoi frutti. Tutto ciò è emerso dall'amichevole disputata giovedì pomeriggio al campo Chiavacci e vinta contro l'audace Zenit, formazione che si prepara agli ordini dell'ex arancione Andrea Bellini a disputare il campionato d'eccellenza. Gli arancioni hanno vinto per 4-0, in grande evidenza l'attaccante Rovini, autore di una doppietta. Gli altri due punti sono stati siglati da Merini e Varano, entrato nella ripresa. Remondina per un'ora ha schierato la formazione che quasi certamente opporrà domenica sera al Prato per la sfida di Coppa Italia in programma al Melani dalle 20:45 in poi. Ha schierato Feola, Antonelli, Proia, Colombini, San Martino, Allili, Benedetti, Vassallo, Finocchio, Merini e Rovini. Il tridente d'attacco ha risposto assai bene alle aspettative del traino arancione, come del resto l'intera squadra. Insomma, è stato un collaudo positivo per la sfida al Prato. Agli arancioni, per accedere al turno successivo, basterà non perdere. In caso di sconfitta si dovrà fare ricorso alla differenza reti con le altre due squadre del girone. Sabato gli arancioni sosterranno la rifinitura per il primo impegno che conta della stagione davanti al pubblico amico. Intanto la Lega Pro ha reso noti gli orari delle prime tre giornate di campionato. Il debutto, il 28 agosto, a Tivoli, contro la Lupa Roma, si giocherà dalle 16:30 in poi. La domenica successiva, contro la Pepe Scienza al Melani, si inizierà alle 18:30. Il derby a Prato si giocherà ancora di domenica, sempre alle 18:30.